Verso la transizione dopo la crisi energetica, alcune riflessioni su come le nuove tecnologie e un uso più accorto dell'energia elettrica possano aiutarci a consumare meno e a vivere un po' meglio. È il titolo del libro scritto dall'ingegnere elettronico Guerino Mangiamele, che è stato presentato a Tricarico i giorni scorsi nel Salone di Palazzo Ducale, a cura dell'Associazione Culturale Canteuterpe. Questo libro è teso fondamentalmente a sensibilizzare le giovani generazioni fondamentalmente e persone che sono interessate a questi temi. E, l'argomento fondamentale è quello delle fonti rinnovabili, non solo le classiche fonti rinnovabili quali il fotovoltaico o l'eolico, ma le nuove fonti rinnovabili, quelle che probabilmente ci potranno dare realmente un grosso contributo ad abbattere le fonti fossili, quali il gas, quale il petrolio o altro. Si tratta, nel libro si tratta un po' dell'idrogeno, si cerca di dare un cenno anche sull'energia nucleare, sui sistemi di generatori nucleari di quarta generazione, quelli che probabilmente fra qualche anno vedremo almeno in alcune parti d'Europa, probabilmente in Italia forse non li vedremo mai per ovvi motivi legati al referendum che abbiamo fatto, abbiamo rifatto non molti anni fa. Si parla di altre fonti, quale la fusione nucleare, la cosiddetta fusione fredda, che potrebbe veramente risolverci un sacco di problemi, e soprattutto il libro è focalizzato sul tema del risparmio energetico. L'ingegner Mangiamele, infine, ha dato diversi consigli su come i singoli cittadini possano risparmiare energia elettrica. I consigli principali sono legati all'utilizzo, per quanto riguarda l'illuminazione domestica, di lampade a LED. Ogni qualvolta si acquista un nuovo elettrodomestico, andare a controllare l'etichetta energetica, perché da lì possiamo evincere l'effettivo consumo, quindi l'effettivo risparmio che possiamo avere su un elettrodomestico. E poi ho citato, per esempio, a livello domestico il famoso stand-by. Lo stand-by altro non è diciamo la continua accensione di un dispositivo anche quando noi non lo utilizziamo realmente. Classico esempio è il televisore, che noi spegniamo col telecomando, però dobbiamo sapere che quando lo spegniamo col telecomando il televisore continua a funzionare a basso assorbimento, ma continua a funzionare e quindi continua a consumare. Utilizzando delle tecnologie elettroniche a bassissimo costo si possono sicuramente annullare questi costi. Le conclusioni dell'incontro sono state affidate a Pancrazio Toscano, ex dirigente scolastico. Anche il problema energetico, se ci dobbiamo occupare di malattie e non di sintomi, fa parte della famiglia dello sviluppo della cultura del territorio. Finché ci saranno i deserti, i costi cresceranno, le distanze aumenteranno. La cultura del territorio si basa su un principio di equità, cioè il diritto per tutti alla miglior qualità di vita possibile e al legame fisico con il proprio territorio.